Was wäre Europa ohne seine Musik? Und was wäre diese Musik ohne Mozart? Große, aber berechtigte Fragen, 250 Jahre nachdem Leopold M. mit seinen zwei Wunderkindern von einem europäischen Hof zum nächsten tingelte. Wir diskutieren sie unter anderem mit der Sängerin und Mozart-Enthusiastin Roberta Mameli. Ciao, sono Roberta Mameli, sono soprano. Il mio sogno era cantare Mozart e sono qua. Mozart è stato sin da subito un autore che ho sentito come un vestito. La prima volta che ascoltai dal vivo un concerto per pianoforte e orchestra di Mozart, rimasi colpita da queste sonorità e da questi sentimenti che si traducevano in musica in una maniera assolutamente naturale. E ho avuto la fortuna negli anni di interpretare varie opere di Mozart. 1769 brechen Vater und Sohn Mozart zu ihrer ersten Italienreise auf. Eines der Ziele, der Junge soll sich seine Sporen als Opernkomponist verdienen. Im Geburtsland der Oper schreit alles nach der opulenten Kunstform. Und so schreibt Wolfgang bereits 1770 für Mailand seine erste Oper Mitridate. Und zwei weitere folgen auf dem Fuß. Ed è veramente per me stupendo vedere come lui tramuta l'aspetto psicologico nel libretto, lo tramuta in musica veramente in maniera esplosiva. Entra nel dramma, entra nei personaggi. Secondo me, a mio parere, è stato uno dei pochi compositori che ha cercato di caratterizzare ogni ruolo in questa maniera. Mozart ha una gamma di colori e tra l'altro è anche visibile nella partitura come cambia la dinamica sonora a seconda del sentimento o della parola. Unsterblich hat sie gemacht und sie ihn. Seine Papagenas, Königinnen der Nacht, Susannas und Vitellias. Wolfgang hegt nicht nur im Privaten ein besonderes Faible für die Frauen. Wie kein anderer Komponist gießt er ihre Kämpfe, Revolten und Gefühle in Musik. Scelgo Vitellia perché è un personaggio molto complesso, ma che possiamo dire attualissimo. Vitellia è una donna molto forte, una donna che vuole il potere e fa tutto quello che può per ottenerlo. Sono sentimenti che ognuno di noi ha e ci sono donne che per avere il potere fanno di tutto, come uomini. Mozart lo rende in maniera magistrale. È l'unico dei ruoli che sono all'interno che ha veramente un'estensione pazzesca. Ogni volta che tu canti lo stesso ruolo, a distanza anche di anni, trovi sempre qualcosa di nuovo. Questo è per me geniale. Di avere lo stesso ruolo ma cambiato. Anche perché probabilmente anche tu cambi. A me piace sempre mettere qualcosa di mio nei personaggi. Non li vedo mai come da soli. Quindi questo insomma rende sempre diverso anche. Italien war im 18. Jahrhundert das Kulturland schlechthin. Junge Adlige, Gelehrte und Künstler aus ganz Europa zieht es in das Land, in dem die Zitronen blühen. Denn nur wer dort war, konnte etwas auf sich halten. Doch was ist heute daraus geworden? In Zeiten, in denen selbst das Kolosseum und Pompeji ungestört vor sich hinbröseln. Io vedo lo Stato italiano ancora molto, molto ingabbiato in un passato che comunque non c'è più. Noi abbiamo veramente una cultura che
ci invidia il mondo intero, non ce l'ha nessuno. Non siamo così bravi a tenere, insomma, a prendercene cura come si dovrebbe. Non è un patrimonio soltanto materiale, come può essere Pompei, come può essere, no? Si tratta anche di quello che è immateriale, cioè il teatro e le arti. I soldi ci sono, c'è tutta l'altra parte della cultura che dallo Stato è ancora troppo poco considerata. Generazioni di giovani non sanno neanche Handel o Vivaldi chi sia, e Vivaldi lo conoscono soltanto per le quattro stagioni. Bisognerebbe partire da un'istruzione, e l'Italia in questo è ancora molto indietro, cioè l'istruzione sulla musica, sull'arte in generale è veramente poverissima. A propos Kulturpolitik. Schon zu Mozarts Zeiten hatten die Frauen in Mailand großen Anteil am kulturellen Leben. Als Saloniere, Künstlerinnen, Revolutionärinnen prägten sie die Stadt und damit ganz Italien über Jahrhunderte hinweg. Und heute? Fragen wir eine Expertin. Ciao, sono Cinzia Spanò, sono un'attrice e autrice teatrale e sono fondatrice e presidente di un'associazione con altre colleghe attrici che si chiama Amleta e che vuole contrastare le disparità e le discriminazioni di genere nel mondo dello spettacolo. Sicuramente Milano è tra le città d'Italia una con più fermento, forse la città veramente europea d'Italia. Però c'è anche da dire che anche se noi abbiamo avuto una tradizione di grandi donne del passato e per molti anni le abbiamo dimenticate, ci sono tutta una serie di pregiudizi che sono stati ovviamente costruiti, stereotipi, pregiudizi per millenni e che non è facile togliersi di dosso, ma questo lo dico non solamente da parte di uno sguardo che è magari maschile, ma purtroppo noi abbiamo introiettato, noi donne, gli stessi stereotipi. Siamo tutte nate maschiliste perché la cultura nella quale siamo nate è una cultura patriarcale, quindi noi dobbiamo fare veramente un'operazione di ripulitura del nostro sguardo. Quasi l'83% delle regie è fatto da registi uomini e non è un dato così poco significativo, perché vuol dire che tutte le narrazioni che passano attraverso uno sguardo che è unico e dominante ed è quello appunto dell'uomo, e questo crea dei problemi, perché tutte le narrazioni che noi ascoltiamo vanno a creare, sono come delle mappe, vanno a creare le bussole con cui noi ci orientiamo nel mondo e lo decifriamo. Quello che noi vediamo influenza anche i nostri sogni, anche i nostri desideri. È bello essere in questo posto in cui si respirano le varie sfaccettature, no? Dell'essere e dello stato anche d'animo, no? Di Rachele Bianchi. E sono molto affascinata da una composizione, La donna e i suoi sogni. Forse la donna non smette mai, è quella di fare, è quella di sognare, continuare a... E questo è importantissimo, assolutamente importantissimo. We'll be right back.